Bentornati con The Legend of Zelda Skyward Sword. Io sono DeathDL. L'altra volta siamo andati di nuovo nel primo dungeon a recuperare l'acqua sacra che serviva per riempire l'orcio del drago d'acqua, la dragonessa d'acqua che è una lei. Oh, senza dubbio si tratta dell'acqua sacra. L'hai portata davvero fin qui? Sbrigati, versala in quest'orcio. Va bene. Come se un'ampolla d'acqua potesse riempire un orcio del genere. Comunque, vabbè. Sì, sento già il mio potere tornare vigoroso! Guardami bene, questo è il mio vero aspetto. Il vero aspetto del drago d'acqua, Firone, ancella della dea a cui sono state affidate queste terre. Bravo, umano. Mi hai portato l'acqua sacra come ti avevo chiesto. Non è quindi un caso che tu abbia superato la prova della dea e ottenuto la mia scaglia. Ora è giunto il momento per me di mantenere la promessa. Ti guiderò alla fiamma sacra. Seguimi. Ok. Siamo in quelle cascate. Guarda! Cioè, questo drago è scorbutico, ma è epico. Cioè, riesce a stoppare una cascata così. In quel modo. Wow! Un ingresso del genere, sapete tutti cosa vuol dire, vero? Bene, la fiamma sacra in questa direzione. Dai tempi assai remoti è custodita in questo luogo dietro la cascata infestata da numerose creature malvagie. Se tu sei davvero il prescelto dalla dea, non dovresti incorrere in grossi problemi. Sicuramente ci rincontreremo. Sii prudente. Arrivederci. Un'entrata del genere, sapete tutti cosa vuol dire, vero? Vabbè. Ok. Torniamo qua sopra, va? È buio lì sotto, però. E come potete vedere, siamo in un nuovo dungeon. Antico Sacrario. Questo dungeon molti lo amano, ma a me non è che piaccia più di tanto. È abbastanza detestabile. In alcuni punti è abbastanza detestabile questo dungeon. È piuttosto labirintico come dungeon, quindi ancora peggio. Allora, voi crepate intanto. Crepate tutti. Se saliamo qua. Oh, piccolina la ciucciù. La gelatina ciucciù. Oh, grazie, grazie, grazie del tizio. Ok. Ho ottenuto una gelatina spettrale. Ne abbiamo 17. Ne abbiamo più che le magatame. Che strano. Abbiamo più gelatine che magatame. Voi si vede che le magatame. Le magatame sono. Sì. Sono sì poco rare, ma si usano anche poco, quindi. Boh, apriamo questa porta e entriamoci. Non vedo cos'altro fare. It's a geyser. It's a geyser. Wow. Sì, siamo. Queste piante potrebbero farvi male, quindi occhio. No, 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 no. Allora, voglio andare a prendere quello scrigno, ma per adesso mi sembra che non si può, vero? Allora, te fai così. Ok, colpo di grazia. E vai. Ah, ste ragnatele, quanto le odio. Attacco rotante verticale. Ok. E colpo di grazia. Ok, e vai.
Yes. Con lo scrigno mi sembra che per adesso non si possa andare a prendere. Vabbè, vediamo il geyser dove ci porta intanto, va. Da una decubaba. O pianta decubo. No, nient'altro. Vabbè, comunque. Andiamo qua avanti. Why not? Vediamo cosa c'è. Ah, questo va colpito nelle direzioni giuste, ma per adesso non le so. Quindi, se toccherai le quattro pietre direzionali secondo lo stile di vita di questa terra, la strada si aprirà. Lo stile di vita di questa terra. Lo stile di vita di questa terra. Per adesso lì non ci posso fare niente, dobbiamo tornare. Cioè, non è che non ci posso fare niente. Ci potrei fare qualcosa, però c'è un codice che devo ancora scoprire. Quindi andiamo a scoprire il codice. Sto parlando veramente troppo veloce. Però finché si capisce, posso parlare veloce quanto voglio. Davvero? Vero? Sì? No? Forse? Può essere? Maybe? Allora, intanto. Cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Allora, mi ricordo che bisogna andare tipo sott'acqua qua. E prendere le rupie d'argento in stile. Prendere le rupie d'argento in stile, in puro riferimento a Ocarina of Time. E anche in Majora's Mask, credo. Le rupie d'argento in vecchi giochi di Zelda, non in tutti. In vecchi giochi di Zelda, le rupie d'argento erano. Oh, questa è una ciuciù blu. Si può abbattere in questo modo. Comunque, allora, giù. Perché? Le rupie d'argento servivano anche per attivare dei meccanismi. Ma questo non attiva nessun meccanismo, quindi non è un riferimento. Piantala. DFDL, piantala di trovare riferimenti dove non ci sono. Piantala. No, non c'è riferimento, quindi non trovarlo se non c'è. Oh shit. Aia, mi sono fatto male. No. E vai. E abbiamo chiuso anche la mano. Ah no, però bisognava prenderla questa. Non attivano niente il prenderle tutte, però. Oh, è una mano. Comunque, chiusa. Tra l'altro. Andiamo a vedere. Allora, c'è. Sinistra. Allora, abbiamo visto giù in basso. Sinistra. Sinistra alla mano destra. Sinistra alla mano. Sì, destra. Sinistra alla mano destra. Sì, perché la faccia è di là. Credo. Non so dov'è la faccia di questo tizio. Dov'è? Comunque, abbiamo visto sinistra. Sinistra, giù la schiena. Questo dovrebbe avere in su, vero? Vediamo. No, destra. Destra la mano sinistra, sinistra la mano destra. E devo trovare un quarto coso che non trovo, tra l'altro. Ma mi sembra che era dietro in alto. Oh, non sono sicuro però. E qual è lo stile di vita di queste terre comunque? Questo. Su. Allora, su, giù. Sinistra sulla mano sinistra e destra su. Cioè, sinistra sulla mano destra e destra sulla mano sinistra. Però devo scoprire qual è lo stile di vita di queste terre. Come ci hanno detto. E ci dovrebbe essere una lapide da qualche parte. Andiamo a trovarla. Lapide, un'iscrizione. Lapide sembra troppo.
Eccola lì, trovata. Vediamo, se ci riesco ad arrivarci. Lapide. Indica lo stile di vita di questa terra. Prima la schiena, quindi il posteriore. Schiena, poi il culo, diciamolo. Il dorso della mano destra e il dorso della mano sinistra. Quindi, quindi, su, giù, sinistra, destra. Su, giù, sinistra, destra. Ok. Ok, allora. No, ho sbagliato. Su, poi, giù, poi, destra, e poi sinistra. No. Allora, su, giù, poi sinistra, e poi destra. Ok, allora è così. E vai. E apriamo. Allora, il posto in cui dobbiamo andare è questo qua. Qua dentro, credo. Non ci sono solo rupie, forse. Sì, ci sono solo rupie. No, forse, credo, No, no, magari no. Forse, qua c'è qualcosa da fare. C'è da abbattere. Questo si può abbattere? No, che non si può abbattere, ovviamente. È inutile. Io i dungeon d'acqua li ho sempre odiati. È da Ocarina of Time che odio i dungeon d'acqua. E per buoni motivi. Chi ha giocato a Ocarina of Time capirà il perché. L'Ocarina of Time originale, non quello per 3DS. In quello per 3DS non è così odioso. Cioè, è odioso anche in quello per 3DS, ma non così tanto come in quello originale. Wow. Abbiamo girato questa pianta. E adesso possiamo entrare qua dentro. Wow. Cosa c'è qua dentro? Wow, roba da sfondare. Sfondiamo tutto, yeah. C'era dall'altra parte però roba da sfondare, quindi torniamo indietro un po', va? Ok, c'era dall'altra parte roba da sfondare, quindi torniamo di lava. Saliamo qua. Ah, forse così. Eccola, l'ho girata. E vai, c'era... C'erano rupie qua dentro, no? 20 rupie, wow. Possono essere utili. 20 rupie. E... vi anticipo che devo arrivare a 1600 rupie per Terry. Da Terry si compra una cosa importante con 1600 rupie. Che poi vi dirò una volta comprata. Non ve lo dico adesso. Ok. Corriamo, va. E qua possiamo uscire dall'acqua. Wow. E qua c'è una porta. Wow, quanto siamo? 15 minuti. Wow, abbiamo fatto pochissimo. Arrivo ai 25 perché ho fatto anche un bel taglio. Comunque, vabbè. Apriamo. E una piccola chiave che potevo... Una piccola chiave. Boh. Che aprirà la porta al centro della stanza principale. Dove entreremo? E credo proprio, che prenderemo già l'oggetto del dungeon. Credo, se non mi ricordo male, lo prenderemo già l'oggetto del dungeon. Il tesoro del dungeon, cioè l'oggetto, quello utile per proseguire. Ok, entriamo qua, apriamo questa porta. Sì, credo proprio di sì. Questo posto è bello alto. Bello alto. Molto alto. E lì c'è già la porta del boss. Mio signore, rilevo nella parte superiore un meccanismo che ricorda quello di una porta con serratura. Va bene, una volta che lo so.
Wow, eccolo qua. Sì, otterremo già l'oggetto. Perché questo è già il mini boss del dungeon. È uno Stalfos, ma non è un semplice Stalfos. È un double Stalfos. Cioè uno Stalfos. Per adesso lo vedrete. È uno Stalfos per adesso. Ok. È più resistente intanto, ha più vita. E vedete che adesso ha quattro spade, bisogna colpirlo dalla direzione giusta. E toglie due cuori, tipo. Wow, heart, mine. Ok, con gli affondi dovreste colpirlo sempre, in qualche modo. Sì, nome del bersaglio inquadrato Bistalfos, capitano degli scheletri soldato. Nella sua forma evoluta usa quattro braccia per attaccare. Consiglierei di attaccare la zona lasciata scoperta quando si prepara a colpire. Wow, quattro cuori ha tolto. Ahia, due cuori. Toglie un cuore con ogni colpo. Aia. Fa male. È doloroso, eh? Ok. Prendiamo un po' di cuori perché mi sta uccidendo. Aia. Quanto m'ha tolto. Dai. Cosa sta succedendo? Oh my god, il nunchuck. Bel momento, nunchuck, eh. Ok. Sono riuscito ad ucciderlo. Wow. Mi stavo uccidendo. Questo qua è difficile da battere. Ha tipo quattro braccia. Cioè, bisogna colpirlo proprio in un a una sola direzione per essere colpito. Comunque, entriamo qua. E prendiamo l'oggetto del dungeon. Che è uno dei miei oggetti preferiti. La frusta che torna da Spirit Tracks. E basta, c'era solo in Spirit Tracks questo oggetto. Comunque, questo è il metodo infallibile che vi dicevo per prendere i corni di mostro. Praticamente la frusta non infligge danno in combattimento. Non credo almeno. Non mi ricordo se infligge danno in combattimento. Però si può usare. Usando il telecomando come una frusta. Il Wiimote come una frusta si può usare. Bom, adesso che abbiamo la frusta ci si aprono un po' di strade, non troppe. Però un bel po' di strade comunque. Possiamo tirare anche questo? Sì, perché no? Ok. Wow, è un altro geyser che ci porta su a un'altra porta. Wow. Apriamo la porta. Questa credo che sia un suicidio. Credo che sia un punto per suicidarsi. Un po' una zona suicidio, diciamo. Sì, è una zona suicidio. Andiamo dentro, va. Torniamo dentro. Premiamo quest'altro? Perché no? Ok. Dai. Fammi volare. E questo ci porta alla porta del boss. Cerca la chiave che giace nelle profondità della terra. Nelle profondità della terra. Da quanto ho visto finora, ritengo che la chiave menzionata sia quella che apre ciò che abbiamo davanti a noi. Sì, è la chiave. La chiave. La chiave. La chiave che c'è nei dungeon di Zelda. E siamo ritornati giù ancora. Wow. Comunque, entriamo in questa porta, va? Cioè, torniamo indietro, praticamente. E adesso non so più cosa bisogna fare. Wow. Se, arriva presto l'oggetto del dungeon, in questo dungeon, però. E la frusta può attivare anche questi interruttori. Non che serva attivarli da lontano, almeno non sempre serve attivarli da lontano.
Però può servire per attivarli da lontano. E vedete, come in Spirit Tracks, la frusta si può usare anche per questo. Ok. Uno scrigno. Cosa contiene? La mappa! Yeah, la mappa! E vai. C'è uno scrigno dall'altra parte, ma come si prende? I don't know. Credo che bisogna andare di là. Ok, scusate l'interruzione. Dobbiamo attivare quell'interruttore. Ecco, uno dei pochi punti in tutto il gioco in cui serve attivare l'interruttore da lontano. Non andare sott'acqua, Link. Non serve che vai sott'acqua, Link. Comunque, usiamo la frusta per girare questa pianta. Perché si può girare con la frusta. Non che serva a molto, però può essere utile. Comunque, ritiriamo la frusta, va? E si chiude la cascata. La prossima volta andremo là sotto. Qua sotto. È questa quella che ha chiuso. Cioè, è qua che si può andare. È quella sopra che ha chiuso, vero? Di cascata. Boh, non lo so. Comunque, la prossima volta andremo lì sotto. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con The Legend of Zelda Skyward Sword. Ciao!